Volevo ringraziare Giorgio perché mi ha invitato, ma perché soprattutto mi ha permesso di fare come relazione, soprattutto diciamo così, in introduzione alla medicina funzionale, nell'ottica della presentazione del libro Guida alla medicina funzionale, che ha coinvolto come autori il presente e il dottor Enrico Bevacqua e altri 25 esperti in medicina funzionale, in medicine diciamo non convenzionali o comunque che portano il loro rapporto con una visione più globale e olistica. Il libro è andato a Aruba, oggi era nello stand, mi ha fatto molto piacere, però potete già ordinarlo sui vari siti, le varie librerie online ed è a disposizione. Allora, medicina funzionale. La medicina funzionale in realtà è una medicina, diciamo la medicina del domani la definisco, e la mia relazione si trova in, diciamo, in contiguità con quella di Luca Speciani, che ha parlato di medicina di segnale, perché fondamentalmente la medicina segnale, nel momento in cui è la medicina del why, del perché, è la medicina funzionale nasce da una diciamo, definizione americana, diciamo anche francese, tedesca, quella di segnale è sua, di Luca, ma alla fine ci sono tantissime componenti comuni, le più importanti sono appunto la ricerca della causa del problema e non la soppressione sintomatologica e la deprescrizione farmacologica, nel senso che la medicina funzionale è basata soprattutto, come vedremo, sugli stili di vita in senso generale e quindi in questa maniera noi riusciamo a deprescrivere la maggior parte dei farmaci. E quindi è ovvio che io mi auguro che sia la medicina del domani, perché dovrebbe, dovrà esserlo, se no credo che ormai ci stiamo avviando verso una serie di problematiche legate soprattutto alle malattie croniche di tipo degenerativo, che veramente creeranno un grosso problema, se non addirittura un default a livello economico, semplicemente per i costi della sanità. Quindi la medicina, diciamo, del XXI secolo senza dubbio deve fare riferimento anche alla genetica. La genetica, nel senso che sono d'accordo con il professor Burgio, che è senz'altro molto importante l'epigenetica con la quale noi possiamo intervenire, ma senza dubbio esiste una base genetica. Io oggi ho leggermente modificato questa diapositiva, ho inserito 2 o 3 punti in più perché voglio fare un omaggio sincero con una citazione al Sergio Stagnaro, che sapete oggi ha avuto il problema, però siamo già tutti contenti che il problema si sia ridimensionato. Sergio Stagnaro, che è credo un genio, ma come la maggior parte dei geni verranno compresi dopo, io spero nel suo caso molto dopo, fra tanto tempo, cioè dopo la loro morte, no? Per esempio così, ma per la maggior parte dei geni è stato. E Sergio Stagnaro, come stava dicendo stamattina, lui diceva che ci sarà una demarcazione netta da quando la semiotica biofisica quantistica è stata introdotta da lui con dei criteri particolari e senz'altro si basa su un concetto anche genetico, cioè la semiotica biofisica quantistica si basa fondamentalmente sui rischi, sui reali rischi congeniti, che sono su base genetica ma soprattutto legati alla trasmissibilità del DNA mitocondriale materno. Sulla base di queste diciamo sue ricerche, di queste sue scoperte, lui ha sviluppato anche la causa eziopatogenica delle problematiche che sono causate fondamentalmente dalla cosiddetta ICAM, cioè istoangiopatia congenita, acidosica enzimo metabolica, e fondamentalmente un problema a livello del microcircolo, e voi sapete come il microcircolo stia diventando insieme al mitocondrio uno degli terreni di ricerca maggiore, dove dobbiamo
cercare di intervenire, perché anche quello che ha detto Vincenzo Losantoni riguardo alla microreologia è basato soprattutto sul microcircolo, perché noi possiamo intervenire sulla cosiddetta circolazione utilizzando vasodilatatori di cui noi parliamo tanto bene, ma questi vasodilatatori agiscono sui vasi grandi e invece il problema è quasi sempre legato al microcircolo, ok? Quindi in realtà, per assurdo, se esagerassimo potremmo avere un effetto inverso, di rubare praticamente. Se noi vasodilatiamo i vasi grandi e i piccoli no, portiamo via addirittura ossigeno al microcircolo, che è già in ipossia, perché il grande problema è l'ipossia del microcircolo, che corrisponde all'ipossia tissutale, con tutte le problematiche di cui oggi i lettori che mi hanno preceduto vi hanno parlato in maniera dettagliata. Quindi questi rischi reali congeniti sono evidentificabili, sono praticamente verificabili con un metodo inventato da Sergio Stagnaro, che è appunto il metodo di percussione diagnostica auscultatorio, riflesso diagnostico di percussione auscultatoria. Okay? Che praticamente significa usare il dito per percuotere in determinati punti e facendo le manovre che provano un riflesso. Sulla base della misurazione di quel riflesso si è in grado di identificare i reali rischi congeniti. Io sto facendo un percorso, sono l'unico dei medici qua presenti oggi che hanno fatto relatori che sta facendo questo percorso, per cui mi sono sentito non in dovere, ma mi è sembrato giusto che spendessi 5 minuti, tirassi via 5 minuti della mia relazione per parlare di ciò. Io sto facendo un percorso con la scuola della semiotica biofisica quantistica per cercare di imparare questa metodologia, che non è semplice. È incredibile come Sergio possa farlo così, in 15 secondi, come stava dicendo lui all'inizio. In realtà non è così semplice, ma se una persona viene a conoscenza di ciò, credo che difficilmente possa ignorarlo. Perché ne sono venuto a conoscenza io? Io ne sono venuto a conoscenza per un motivo personale. Nel senso che io qualche anno fa ho avuto legato a una predisposizione, a un reale rischio congenito, a una predisposizione familiare di un certo tipo, mi sono ritrovato queste predisposizioni familiari che appunto portano a questa istongiopatia acidoso metabolica enzimatica congenita, che ti portano più facilmente a sviluppare determinate problematiche che poi sfociano in patologie se c'è quel reale rischio. Io ero già arrivato ad avere quel tipo di patologia che mi è stato diagnosticato da Stagnaro con il suo metodo, poi confermato da indagini strumentali, quelle accreditate dalla comunità scientifica. A quel punto io ho fatto un percorso di revisione di un po' degli miei stili di vita, ma ho comunque fatto questo, un intervento epigenetico. L'epigenetica è come il nostro ambiente, e nutrigenomico, possiamo fare due facce della stessa medaglia, no? Come nutrienti parlano i nostri geni e come possono essere inviati segnali che modificano quindi il risultato. E uno di questi metodi epigenetici che propone il dottor Stagnaro è la TQMR, cioè la terapia quantistica mitocondriale ristrutturante. Si tratta fondamentalmente di, ve l'accenno, comunque lo trovate su internet, di utilizzare un'acqua caricata, energizzata dal punto di vista elettromagnetico, un'acqua che praticamente si beve da tre bicchieri che vengono posizionati la sera prima nel comodino di fianco dove si dorme, in una bottiglia che contiene del bicarbonato di sodio. Il giorno successivo bisogna bere questi tre bicchieri mettendo una puntina di bicarbonato di sodio, 8 gocce di Chelfood, 8 gocce di limone, e bisogna dinamizzarle, cioè mescolare per 15 secondi energicamente. Quindi direte: ma sono robe da stregoni queste qua. Io ho fatto questo protocollo
e la mia problematica è regredita fino praticamente a essere scomparso anche a reale rischio congenito. Quindi io volevo così un attimino raccontare questa mia storia e parlare, anche se non sono io, sono l'ultimo anche arrivato nella famiglia di coloro che si approcciano alla semiotica biofisica quantistica, quindi sarei l'ultimo ad avere il diritto di parlarne, però oggi ero solo io che potevo farlo, credo, e ho pensato di farlo. Vado avanti invece con la mia... 5 minuti, ho finito. Andrò velocissimo. Comunque... Sì, ok. Quindi medicina funzionale, appunto, ovviamente, come ho detto, non è solo il DNA, ma è, come vedete, è molto importante, è stato detto, i primi 1000 giorni, i primi 3 mesi. Qual è il problema? Il problema è che sono appunto aumentate le malattie cronico-degenerative, l'ipertensione, la glicemia, la sedentarietà, il sovrappeso, queste sono le cause. Guardate il diabete, col diabete viene guarito molto più facilmente dallo stile di vita rispetto anche ai farmaci ipoglicemizzanti orali. Le cause della malattia cronica sono la nutrizione povera, carente, appunto la sedentarietà, lo stress, la povertà, l'invecchiamento ovviamente, anche quello contribuisce, l'infezione cronica, l'uso sbagliato dei social network. E quindi noi dobbiamo diciamo affrontare sempre di più questo problema della malattia cronica. E la medicina funzionale si basa, oltre su questo, si basa proprio sull'approccio personalizzato all'individuo, cioè nel senso che ribalta la tirannia della diagnosi, perché la diagnosi un tempo era una medicina convenzionale, era basata su una diagnosi fatta su determinati segni e sintomi che poi ti indicava una malattia che veniva trattato come le linee guida. Invece la medicina funzionale è finalizzata a scoprire le cause, prevenirle, comprenderle, se possibile prevenirle, proprio per poter evitare la malattia o guarirla in maniera specifica. Apparentemente può sembrare un approccio più difficile, però, rispetto alla medicina convenzionale, ma in realtà è semplicemente un approccio più complesso, non più complicato. Più complesso, perché l'organismo umano è molto complesso. La medicina convenzionale invece è complicata, perché abbiamo 3 miliardi di sintomi, quindi 3 miliardi di malattie che teoricamente tutte presupporrebbero un approccio diverso, un farmaco diverso, eccetera, quindi diventa anche complicato. Ormai abbiamo bisogno di un computer, se no non possiamo fare i medici. Invece la medicina funzionale è complessa, ma nella misura in cui è complessa, può essere invece semplice, perché semplice è il contrario di complicato, non di complesso. Ciò che è complicato non può essere semplice, ciò che è complesso deve prevedere un approccio multidirezionale, un approccio integrato, un approccio dove si collegano punti distanti fra di loro, un approccio che io definisco analogico. Ma una volta imparato come si fa, è addirittura più semplice, perché poi alla fine, dicevo prima, è basato soprattutto su alimentazione corretta, stili di vita, gestione dello stress, l'aspetto spirituale, l'eliminare le sostanze tossiche, vedremo esattamente quali sono i punti sui quali intervenire. Quindi è relativamente più semplice. Mentre quello che è complicato, può essere complicato anche essendo lineare. Pensate alle linee guida. Ci danno un approccio lineare con le linee guida che dovrebbe essere facilitare tutto, ma in realtà è un gran casino. La medicina funzionale, come dicevo prima, è soprattutto finalizzata a combattere le malattie croniche e va a vedere praticamente quello che sta sotto nell'iceberg. Cioè non si basa a vedere quello che, non si limita a vedere quello che c'è al di sopra, segni, sintomi, diagnosi, terapia convenzionale, ma va a vedere le cause specifiche. Ma sto pasticciando con quel bagaglio qua. Ok, è il discorso qua, di questa vignetta, esce l'acqua dal lavandino, la raccogliamo col moccio. No, cerchiamo di aggiustare il lavandino. Ok, quindi il modello della medicina convenzionale fondamentalmente è includere tutte le variabili, vedere le cause, le connessioni, e ripristinare, rimuovere le cause e ripristinare la funzione normale, non sopprimere
i sintomi. Quindi non esistono più le malattie, ma in realtà esistono i malati che devono essere affrontati, in maniera appunto personalizzata, tenendo conto anche delle variazioni genetiche, ma soprattutto delle situazioni ambientali che ovviamente hanno questa influenza epigenetica. Ovviamente predittivo, preventiva, partecipativa, nel senso che anche il malato deve essere reso partecipe dell'intervento. E quali sono normalmente le cinque cause che causano questo problema? Bene, le cinque cause sono alla base della malattia praticamente sempre le tossine, gli allergeni, le infezioni, la nutrizione e lo stress. E noi dobbiamo affrontare che squilibrano questi settori: il settore dell'assimilazione, difesa, riparazione, energia, biotrasformazione, comunicazione strutturale, psicospirituale. E vanno affrontati con questi sette ingredienti: cibo, nutrienti, nutraceutici, ambiente, aria, luce, acqua, movimento, ritmo, amore, pensiero. L'assimilazione sono appunto gli squilibri a livello del carico dell'apparato digestivo, difesa, riparazione, squilibri immunitari, infiammazioni, eccetera, energia, soprattutto problemi di ossidoriduzione a livello mitocondriale, comunicazione, circolazione, squilibri ormonali, neurotrasmettitori, integrità strutturale, muscolo scheletrico, mente, corpo, corpo, mente. Quindi bisogna imparare queste cinque cause, utilizzare questi sette sistemi per poter guarire la persona, lavorando sulla nutrizione e stili di vita, con integratori, magnesio, vitamina D, zinco sono quelli più importanti, metilazione, acidi grassi, creare un programma appropriato, esercizi anaerobici. Perché dico esercizi anaerobici? Perché do per scontato che gli esercizi aerobici siano fondamentali per aumentare l'ossigenazione di gas, spesso gli esercizi anaerobici sono trascurati, viceversa, la forza è proprio un predittore di qualità della vita e anche di longevità. Assimilazione intestinale, quindi con tutto quello che significa lavorare sull'intestino, difesa e riparazione sempre magari a livello intestinino, con anche magari elimination diet, eliminando i cibi che non sono ben tollerati, e vedere problemi a livello ormonale, insulino resistenza, problematiche a livello ipotalamo, ipofisi, surreni. Oggi questo è un asse spesso molto alterato, ma anche alterazione degli ormoni sessuali, progesterone, estrogeni. Lavorare sull'energia a livello mitocondriale, come con acetilcarnitina, coenzima Q10, ribosio, alfa lipoico, solfadenosilmetionina, N-acetilcisteina, Selfood, sono tutti nutraceutici che si è visto avere un effetto specifico a livello mitocondriale, quindi in grado proprio di aumentare la biogenesi e la capacità di produrre di ATP da parte del mitocondrio. Disintossicazione, ovviamente abbiamo già visto la chelazione riguardo i metalli pesanti, eccetera, quindi, ma anche tecniche, utilizzare sistemi che aumentano la metilazione, la solfatazione per aiutare il fegato nelle sue fasi di disintossicazione. E per ultimo, ma non ultimo come importanza, il fatto di avere anche dei rapporti interpersonali, relazionali, sufficientemente gratificanti, quindi imparare a sviluppare rapporto sia al medico col paziente, ma anche per il paziente con i familiari e con anche le persone che fanno parte del suo circolo, quando invece oggi si è amici di tutti su Facebook e non si è amici di nessuno. Su questa medicina funzionale ha di bello che deve intervenire soprattutto e deve coinvolgere tutti i professionisti della salute, non solo i medici, ma anche nutrizionisti, dietisti, professionisti dell'esercizio fisico, quindi personal trainer, scienze motori, fisioterapisti, farmacisti, anche dentisti funzionali, perché per esempio il problema delle amalgame magari non è percepito da tutti, ma comunque anche il problema delle parodontiti che partono dall'apparato orale, che vengono non considerati, ma sono proprio causa invece di malattie cardiovascolari, eccetera. Psicologi fondamentale, l'approccio psicologico, l'utilizzo quindi di psichiatri, psicologi, operatori di PNL, in grado quindi anche di avere un consulting per aiutare la persona. E quindi deve essere una medicina di tutti gli operatori del settore, che mette tutti insieme questi operatori che dovremmo imparare a parlare la stessa lingua. Queste ultime diapositive, Leonardo da Vinci, che sappiamo decorrere il 500° anniversario, è stato praticamente il precursore dell'epigenetica, addirittura dell'epigenetica transgenerazionale. Vedete una sua frase dove dice: vari cibi generano vari sangui, fanno varie nature di sperme, varie sperme fanno varie complessioni di figlioli.
cioè vuol dire che a seconda appunto che il cibo influisce sul tipo di figliolo che uno ha. Ma importanza dello stile di vita, Leonardo era un igienista anche, parlava molto di stile di vita, dice: se vuoi star sano osserva questa norma, non mangiare senza voglia e cena leve, mastica bene e quel che in te riceve sia ben cotto e di semplice forma, chi medicina piglia mal si informa, guardi dall'ira e fuggi l'aria greve, su dritto sta quando da mensa leve, di mezzogiorno fa che tu non dorma e il vin sia temprato, poco e spesso, non fuor di pasto, né a stomaco vuoto, né aspettar né indugiar il cesso. Se fai esercizio sia di piccol moto, esercizio moderato, col ventre resurpino e col capo depresso non star, e sta coperto ben di notte e il capo ti posa e ti tiene la mente lieta, fuggi lussuria e attieni alla dieta. Questo è Leonardo da Vinci. Vi accenno a un evento il 5 ottobre alla Rocca di Soragna, provincia di Parma, dove ci saremo una relazione su Leonardo, a tavola con Leonardo, con Vittorio Sgarbi e la dottoressa Valeria Guerra, che è un'autrice anche del libro di medicina funzionale. E in più vi segnalo Hegemony, che è un portale tematiche legate al benessere e alla salute, il cui acronimo è appunto Aging in Harmony, anche la cui crasi Aging in Harmony. E quindi organizzeremo un congresso il 7 dicembre a Milano proprio sulle tematiche legate a medicina funzionale e al libro. Grazie, scusate. Grazie Massimo, grazie.